皆さんこんばんは。ニュースキャスターみたい。Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, un nuovo video con Elicottero. Bene, come avrete capito questo sarà un video un po' particolare perché infatti ci troviamo a ESOC, è una conferenza su una malattia specifica. La prima volta in Italia e tra l'altro ci sono 5700 medici, dottori e specialisti da tutto il mondo che si sono riuniti per cercare di combattere questa malattia che è l'ictus. Ci sono medici da tutto il mondo, più di 5700 persone si sono riunite per questa convention. E siamo onoratissimi di esserci anche noi. Questo è il simbolo di questa campagna, come vedete questo smile che ha la bocca storta perché inizia tutto da qui. E se voi riconoscete i sintomi di questa malattia si può prevenire. Infatti il loro slogan è FAST. FAST, FACE. Se vedete che magari la bocca è un po' storta, le braccia non riuscite ad alzarne. Non riesce a parlare bene chiaramente le parole perché il cervello adesso... Sì, e quindi speech. E poi l'ultima, la T, che rappresenta il time, perché infatti da quando avverti questi sintomi, da quando comunque inizia, prima lo riesci a riconoscere, prima riesci ad arrivare in ospedale, c'è questa cosiddetta golden hour, durante la quale se riescono a fare l'attacco e tutto quanto, riescono a curare questa malattia. Il motto è time is brain, il tempo è cervello, è una malattia curabile. A differenza di molte altre. È veramente importante saperla riconoscere il prima possibile. E infatti c'è questo progetto che si chiama Hobbit. Children can learn how to recognize this serious disease and how to react. Che praticamente cerca di istruire i giovani nelle scuole, eccetera, a riconoscere questa malattia, perché è vero che attacca comunque le persone di una certa età, però la maggior parte di queste persone che poi arrivano in ospedale sono tutte persone che vengono portate da altre persone, queste che chiamano l'ambulanza sono comunque magari parenti di queste persone che sono state afflitte dall'ictus. Quindi è veramente importante che lo sappiano riconoscere, che chiamino immediatamente il numero di emergenza. People go to the hospital from 90% because of another person calling them the help. So it's usually children or grandchildren who are calling the ambulance to their parents or grandparents. So that's very important for younger generation to know more about this. Insomma, ci sono tantissime persone, vero, anche in Giappone che muoiono per questa malattia. E tra l'altro hai detto quella cosa delle persone che vivono in casa da sole, che... Vivendo da soli non c'è nessuno accanto a te, quindi anche se tu hai questa cosa nessuno si accorge, quindi... Purtroppo capita spesso che i giapponesi muoiono da soli in casa, chiusa. La mamma del mio migliore amico giapponese ha meno di 50 anni, lei purtroppo quando era in vacanza a Guam gli è venuto questo ictus e da lì a pochi giorni per emorragia cerebrale è morta e devo dire che è una storia molto triste perché comunque cioè non sai mai quando può succedere. Sì, però a tutti può succedere. Può succedere quindi... a tutti e infatti non so se c'era scritto che una persona su 6 ho letto ne soffrirà di questa malattia, quindi tantissimi. È una cosa veramente grave e della quale si sa veramente poco perché ancora c'è poca gente che ne parla e poca gente che la sa riconoscere. Mi ricordo ancora quando sono andato poi con questo mio migliore amico che poi lui è cresciuto anche alla Hawaii, siamo andati poi a portare le sue ceneri a spargerle nel mare della Hawaii, quindi devo dire che è una cosa che ancora mi fa male, però il fatto di essere qui a parlarne e cercare di diffondere queste informazioni mi fa molto piacere, infatti sono... E poi è importante. Spero che questo messaggio vi arrivi, so che questo video magari non è un video come al solito sul Giappone, quindi magari chi voleva vedere un altro video come al solito di Merico che parliamo di Giappone, questo è un discorso... Però ci teniamo perché è importante. Appunto, è un discorso un po' diverso, però ci teniamo veramente a parlarne di questo argomento. E spero che questo video vi aiuterà a capirne di più su questa patologia. E aiutateci a diffondere queste informazioni. Più se ne parla e più secondo me si può prevenire e si può evitare che molte persone perdano la vita per questa malattia. Quindi davvero impegniamoci tutti, condividete questo video, fatelo arrivare a più persone possibili. Hey. Ciao a tutti, io sono il presidente della European Stroke Organization, mi occupo da sempre di ictus, specialmente di ictus delle donne, perché sono più fragili, perché le donne disabili hanno più difficoltà poi nella vita.
Perché faccio questo? Perché secondo me l'ictus è una delle patologie più importanti, perché possiamo trattarlo, possiamo salvare le persone e possiamo dargli una vita migliore. Come possiamo farlo? Riconoscendo rapidamente i sintomi dell'ictus. E per questo abbiamo coniugato un acronimo che si chiama RAPIDO. RAPIDO significa R, ridi, sorridi, se vedete che c'è la bocca storta come vedete qua, alzate il braccio se vedete che quella persona non riesce a alzare il braccio o la gamba, P come parla, se quella persona non parla bene, sembra che c'è una patata in bocca oppure dice delle cose sbagliate, I significa allora è un ictus, e Do, domanda aiuto subito. Quando avete una persona che ha tutti questi sintomi, a quel punto dovete chiamare il 118 e farla portare subito in ospedale, e a quel punto ci sono delle terapie che possono salvare quella persona. Uno, riconoscete l'ictus, stop, significa dobbiamo fare di tutto per combattere l'ictus. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, spero che siamo riusciti a darvi qualche informazione in più e che adesso sapete riconoscere meglio questi sintomi di questa malattia. Sono contenta di essere qui. Condividete questo video e noi ci vediamo alla prossima, grazie ancora, ciao! Act Fast Challenge with a smiley face. Yeah. It's very easy. Everybody can join this challenge. You only have to take a picture with a smiley face at some of your favorite places and share it via Facebook or Instagram with hashtag ActFast.